Lazio-Napoli. Non ci sono Mertens, Insigne, Koulibaly. Se sono venduti pure Fabian Ruiz. Te pare che hanno comprato Simeone? Ovvio. Ovvio. Quindi 1-0 per il Napoli già di partenza. Però speriamo bene, perché sennò... No, non lo so, non lo so, ragazzi. Andiamo tranquilli. Ci godiamo sta partita. Secondo me sono due belle squadre che vedo come sorprese per quelle squadre un po' scheggia impazzite che potrebbero andare oltre le aspettative o potrebbero giocare sotto le aspettative, non lo so. Formazione a Lazio, Provedel in porta, The Wall. Poi Patrick Gasbarron insieme a Romagnoli lì dietro, Lazzari e George Best a sinistra. Gioca Luis Alberto, c'è Milinkovic, c'è Cataldi, Zaccagni Immobile, Felipe Anderson. E qua mi sta bene. Mentre Napoli, Meretti in porta, Di Lorenzo, Ramani, Kim, Mario Rui, Zielinski, Lubosca e Anguissa, Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen lì davanti. Da vai, inizia adesso. Lazio-Napoli, sperando bene. Vai Sergio, vai Sergio. Vai Pipe, vai Pipe. Oh, ne ciuccia uno. Vai Pipe. Oh, Zaccagno. Oddio! Zaccagni il pazzo! Oh, l'arciere! Non gli riesce mai sta giocata! Non gli riesce mai sta giocata! Zaccagnone mio, ti voglio bene! Tira la freccia! Scocca la freccia! Oh! Ma ci ha messo mai mezz'ora per fare sto tiro! Ma non ci credo! Stoppa! Ci pensa! Tira! Gol! Mamma mia, là non la puoi prendere, eh! Là non la puoi prendere, lei non la puoi prendere! Cioè, quella è tipo la giocata alla Robben! Vabbè, un po'... Mo' alla Robben, non esageriamo, però... Allora, vi dico, non per gufarla, però è un pensiero che devo fare per forza, perché la Lazio fa questo. Quando la Lazio sta in vantaggio, come è successo con la Samp, non la chiude. Non so perché, ma fa giochicchia. E soprattutto fa il gol così presto, spesso condiziona. No, 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 ecco, vedi. Guarda quanto spazio, Kvaratskhelia, punta. Palo clamoroso, oddio! Palo clamoroso! Qua, vedi, vedi? Perché devi attaccare, non devi stare a aspettare la formazione avversaria. Qui ha preso un palo clamoroso Kvaratskhelia. Il Napoli c'ha giocatori veramente forti. Qui Kvaratskhelia ha fatto una Veronica e poi boom! Gli è partito pure il parastinco. Palo. Questa non l'avrebbe presa mai Provedel. Mazza, che giocatore questo. Vabbè, angolo per il Napoli, ragazzi. Occhio, sempre sta difesa a zona. Mi puzza tantissimo. Ecco gol. No, no, non è gol! Non è gol! È gol, è gol, è gol, è gol. È gol, è gol, è gol. È gol, è gol. È gol, ragazzi, gol, è gol, ci sta. È inutile, cioè, c'è la goal line technology. Ma è normale, ma se c'hai uno solo alto, no? Ma lo devi marcare oppure no? Vabbè, ma è normale, ma non si può marcare a zona con uno così alto, no? Vabbè, insomma, ragazzi, esattamente come ve l'avevo detto, come ve l'avevo detto io, cioè, se non giochi tutto il tempo, cioè, hai fatto un tiro. Ci stava, ragazzi, se lo meritava il Napoli, eh. Cioè, ha avuto proprio 2-3 minuti di fuoco. Cioè, giusto. Va, ragazzi, 1-1, fine primo tempo. Direi, ripeto, giusto per una questione proprio di dinamiche. La Lazio segna subito, passa tutto il resto, secondo me, sbagliando a difendere. Il Napoli, che sta sotto, attacca. Palo, gol, ci sta, 1-1. Niente da dire. Cioè, se la meritava, ha giocato poi solo il Napoli. Quindi pareggio, secondo me, è il risultato più giusto in questo momento. Vai, si riparte, si riparte. Oddio, Osimhen, ancora Kvaratskhelia. Sull'out destro, e rientra, ciuccia, rientra di nuovo. Ma chi è sto pazzo? Zielinski, bravo Provedel, te amo. Ti amo, Provedel. Ti amo, Provedel. Quello è fallo, Albero. Madonna, ragazzi. Meno male che c'è un portiere. Guarda, poi... Il Napoli se la sta a meritare, ragazzi. Il Napoli se la sta meritando. Guarda Kvaratskhelia che ha fatto. La manna di tre al bar. Zielinski fa una cosa incredibile. Cioè, nel senso, riesce a piazzarla. Guarda, tanto cazzo è andato Provedel. Che giocatore. Ah, Di Lorenzo. Ah, ma devi uscire, Provedel. Devi uscire. Palo. Ma dai, però qua devi uscire, Provedel. Sto buono, te sto di te amo. C'è un portiere, ma là devi uscire. Madonna santa. Palo Osimhen. Però raga, mo la pressione è alta. La pressione è alta, eh. Oh, non mia, stavo allo stadio, stavo a morire. No, ragazzi, Napoli in se ferma. Pulitano, vai. Ecco. Zaccagni. No, che Zaccagni, che... Provedel. Ancora Zielinski, ragazzi. Kvaratskhelia. Oh. Oddio, ragazzi, qua non si sa il culo che ci stiamo avendo. Qua non si sa che culo ci stiamo avendo. Ah, eccolo, eh.
Osimhen, Osimhen, se lo porta a spasso Romagnoli. No, passa. Provedel, ti amo. Provedel, ti amo. Provedel, ti amo. Mamma mia, ragazzi. Qua si è abbruciato Romagnoli. Se l'è portato a spasso. Passa in mezzo a due, incredibile. Poi, bel tiro, bel tiro. Raso terra così a incrociare. Passa sotto i gambe di Marusic. Ma attento, Provedel. Minchia, Provedel, gli devono fare una statua oggi, eh. Ah, raga, madonna, questi come attaccano. Fermamoli. Eccolo. E gol. Clamoroso. Varaschelia, ragazzi. Ce l'ha fatta, oh. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Eh beh, ma back to back, back to back, back to back. E prima o poi lo pigli. Ci sta, ragazzi. Ci sta, ci sta. Poi questo porco 2 ha sfondato la porta. Ha preso proprio, è arrivato. Ah, boom. Questo è un crack, porca miseria. Questo è fortissimo. Poi sta tutto solo, guarda, tutto solo. Là, però, Cataldi, quella è roba tua. Cata, buongiorno, quella è roba tua. Mamma mia, che fenomeno questo. Porco 2. Fortissimo questo. Ah, ma vedi, poi l'ha presa a mezzo collo interno. Vabbè, questa non la pari mai. 2-1, ragazzi. Vabbè, oh, non si può proprio di niente, ragazzi. Non si può proprio di niente. Cioè, almeno io non lo so. Tifosi della Lazio, magari tra quelli che stanno guardando sto video o chi c'è in chat adesso, io penso che non si possa proprio di niente. Non ho fatto niente. È la classica partita, come vi ho detto, dopo il gol. Segni subito, finita la partita della Lazio. Mo spero che reagisca un po'. Vai Sergio, vai Lazza, riparti. Chi l'ha messa? Oh, oh, oh! Gli ha dato una gomitata in faccia, Albero! Gli ha dato una gomitata in faccia! No, vabbè, ragazzi, gli ha dato una gomitata in faccia. Vabbè, ci sarà il VAR, credo, no? Ci sarà il VAR, penso. Oh, no! Gli ha dato una gomitata! Penso, non lo so, fammelo vedere. Beh, allarga il braccio, ragazzi. Cioè, qua te lo devono dare, qua te lo devono dare. Dai, l'è andata proprio a cercare, su. Ah, manco l'hanno richiamato al VAR. Vabbè, vabbè, ragazzi. Nel senso, a me sembrava piuttosto netto. Oddio. Oh, Cancellieri, dalla Cancellieri. Dalla Bruno Cancellieri. No! A Bruno Cancellieri la devi dare. Ma cazzo, stava solo, Pedro. Mamma mia, chirurgica. Vabbè, vabbè. Ci sta, ragazzi, ci sta, ci sta. Ci sta, ci sta. Sarebbe stato immeritato, diggiamolo. Diggiamolo. Stiamo 19 tiri a 8 in porta 7-2. Ci sta, ragazzi, ci sta. Brava Napoli. Brava Napoli. Non gli si può di niente, ragazzi. Non si può di niente. Sì, c'è solo quel dubbio del rigore. Cioè, del rigore. Del fallo. Poi. Non lo so come funziona, se ti possono richiamare. Però, raga, 19 tiri a 8. Di che stiamo a parlare? C'è sta niente da dire, ragazzi. C'è stato un Varaschelia lì. Varaschelia, come si chiama? Si fermava. Provedel, ti amo. Provedel, ti amo. Provedel, ti amo.